non dell'Ulivo, ma delle alleanze con l'Ulivo da parte di berlusconiani. Fu il caso Mastella, ma non era solo il caso Mastella, furono anche altri che si aggiunsero. E praticamente fu interrotto un processo che poteva avere anche delle conseguenze interessanti. Non posso non dire però qualcosa anche di qualcosa che ci mise in crisi una parte di noi, con una situazione che non avevamo noi determinato, la situazione determinata dalla legge 431. La 431 fu una cosa non vissuta da tutti e da molti, vissuta in modo conflittuale, perché non era un nuovo epocanone, non era era qualcosa che noi abbiamo in parte subito, in parte cercato di correggere in modo positivo, non con grandi risultati, bisogna dirlo, ma noi eravamo a quel punto già alla distruzione dell'epocanone. Qualcuno che dice avete fatto un arretramento, era il movimento che era stato sconfitto. E cercava di avere almeno una linea di difesa qualsiasi. So che i compagni di Venezia erano contrari, i compagni di Pisa e di Livorno soprattutto avevano dei dubbi, ma i dubbi furono da tutte le parti. Però dobbiamo anche essere realisti, qualche volta un movimento vivo, vivace, non può vedere delle ritirate soltanto delle ritirate di fuga, ma delle ritirate per accumulare nuove energie. Questa si chiama la lunga marcia, una lunga marcia che sta anche in una tessera dell'altr'anno, la tessera dei 100 anni della rivoluzione d'ottobre, la nostra lunga marcia per il diritto alla casa. E poi andiamo avanti, cose che sono molto più recenti, che penso che sia inutile recuperarle, però ricordiamoci anche quali sono i termini che unificano tutte le lotte anche di resistenza, di contrapposizione parziale da parte dell'Unione Inquilini. Intanto l'essere resistenti. La parola resistenza non è soltanto una parola difensiva, è un valore che dentro ha una parola che si chiama essere rispettati come classi, come categorie oppresse. La parola rispetto, almeno io la vedo ancora maggiore della parola dignità, perché la parola rispetto significa che te lo devi imporre il rispetto. Essere rispettati è una cosa che non accettano, perché accettano di fare il conservatorismo, diciamo, da benefattori, darci una specie di contentino, farci passare le forche caudine degli assistenti sociali, farci passare per il reddito di inclusione, che significa il reddito in cui viene disprezzato. Io, chi leggerà anche quello che è il reddito di inclusione con le clausole, vedrà che qualcuno dice, ma è meglio andare a rubare che diventare veramente un soggetto senza dignità. Leggete le clausole, cosa c'è scritto nel reddito di inclusione. È proprio la teorizzazione della mancanza di diritti, ma soltanto tu sei una persona che si deve umiliare, deve comportarsi bene, deve andare di fronte al sistema degli assistenti sociali in modo tranquillo, non devi essere mai incazzato, non devi avere crisi di nervi, devi essere una persona per bene. Guardate, avete forse anche provato sulla vostra pelle questo tipo di rapporti, non credo che sia una novità, non vi sto raccontando niente di nuovo. Certamente abbiamo anche delle figure negli assistenti sociali che sono dalla parte nostra, ma questo implica un lavoro di ricomposizione anche diciamo, di chi lavora sul campo e ha lo schifo di quello che gli tocca fare. Ma questo riguarda tutto quanto il livello delle professioni, il livello degli assistenti sociali, gli ispettorati del lavoro, riguarda tutto, riguarda il nostro lavoro all'interno della macchina dello Stato allargato, per non avere soltanto dei nemici ma avere degli alleati, dei complici, dei delatori di sinistra che ci dicono le cose come stanno. E poi qualcosa di curioso. Noi abbiamo come segreteria nazionale indicato i giorni di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20, pensando che questa data era una data abbastanza lontana dalle elezioni e potevamo dunque ragionare avendo anche di fronte a noi un quadro istituzionale, per dire istituzionale, la parola è troppo grossa, per cui rapportarsi, ma comunque non sarebbe cambiato il nostro congresso.
semplicemente avremmo avere dei francobolli con chi arrivano, con chi avremo a che fare. Il problema è che noi per la prima volta in questi decenni abbiamo un quadro politico senza una sinistra con una dignità minima a livello europeo. Questo è il problema dei problemi. Riguarda il sindacato, ma riguarda tutti i movimenti di massa. I movimenti di massa occidentali, ma non soltanto occidentali, hanno sempre avuto un'attenzione enorme per l'interlocutore non esiguo, un interlocutore autorevole che potesse in qualche modo rappresentare a livello riformista o a livello antagonista, ma non in modo residuale, i movimenti che avevano bisogno anche di una realizzazione legislativa, una realizzazione normativa. E qui è il problema dei problemi, è per questo che è anche presente in modo massiccio la delegazione della CUP. Questo è un dibattito che dovremo proseguire all'interno dei nostri interventi nei prossimi interventi, ed è un intervento che penso che stia, da quello che ho letto, stava dentro anche in quello che è la relazione che abbiamo licenziato come segreteria nazionale. Ecco, non possiamo essere soddisfatti di noi stessi, abbiamo avuto dei momenti difficili, forse ce l'abbiamo fatta perché abbiamo imparato che i rapporti di massa sono rapporti laici, rapporti che ci insegnano anche delle cose, non soltanto noi, non siamo soltanto delle guide, e quasi mai proprio delle grandi guide, siamo degli organizzatori con qualche capacità di lettura, qualche volta azzeccata, qualche volta anticipata, qualche volta nostalgica, ma comunque una lettura che viene sempre incrociata con i rapporti continui che abbiamo con le persone. Per noi la consulenza non è la consulenza, è un rapporto quasi di amicizia continua e di confidenza continua. Non è le nostre assemblee di caseggiato, le assemblee di settore, per me almeno sono delle cose emozionanti. Dico una cosa soltanto: non crediamo che il popolo che sta lottando, che sta guardando, che sta interrogandosi sia fatto da ignoranti, da gente che ha bisogno di essere acculturata. Non è così. Io ho la mia sensazione che invece c'è una consapevolezza di massa sul nemico, cos'è il nemico, cos'è la globalizzazione reale. Non c'è classe operaia in lotta che non ha capito nella sua pelle, la propria pelle, come sono i rapporti, come sono i rapporti reali. Non sono libreschi, sono nella documentazione delle loro vertenze. E noi, quando abbiamo fatto le nostre vertenze sul diritto alla casa a tutto il campo, dalle leggi previdenziali al resto, non abbiamo capito le connessioni che c'erano con il fronte immobiliare internazionale? Non abbiamo avuto delle conferme immediate a quello che ci dava come anticipo qualche decennio fa Cesare Ottolini sulla finanziarizzazione? Ecco, queste cose sono sempre state un continuo di consapevolezza e di riorganizzazione. E beh, penso che io sono abbastanza contento che il disordine sia abbastanza elevato nel quadro politico italiano. Mi preoccuperei delle vischiosità, delle cose che sono compattabili. Oggi comunque vada, sia che avessero scelto il governo del Presidente e non l'hanno scelto ancora perché era un governo troppo fragile, sia che scelgono un'altra cosa, non c'è un tappo, non c'è un coperchio, non c'è un coperchio sulla nostra sperimentazione allargata, sul nostro sforzo di avere una proiezione almeno della sinistra sociale per cominciare a creare una sinistra sociale che si faccia rispettare, che si faccia rispettare e rispettare con i grandi numeri, perché i grandi numeri sono anche grande qualità. Ecco, su questo vorrei finire e basta. Grandi numeri, grande qualità. Arrivederci ai vostri interventi. A questo punto vi saluto e vado insieme ai delegati ascoltando. No, non rimango perché la presidenza è fatta di voi due. Ci sono anche gli altri. Ci sentiamo un po' soli? No. Bruno Cattoli si è presente. Bruno.
Slavica. Poi ci mettiamo d'accordo per darci anche un po' il turno. Tra oggi e domani. Dai. Sì, questo mai è santo, sì. Allora, ringrazio. Bene, Bruno. Grazie. Grazie Vincenzo, non è stata una lezione di storia, ma è stata una lezione politica. Vincenzo è anche uno scienziato politico, oltre che un geografo, quindi da apprezzare il tipo di intervento che ha fatto. Entriamo nella carne. Accennava al grande disordine che c'è sotto il cielo. Vediamo di mettere un po' di ordine. Non che siamo disordinati, ma abbiamo molte idee e per poter incidere abbiamo scritto una cosa. La parola a Walter Rapattoni. Allora, ringrazio tutti i compagni e soprattutto appunto i compagni della segreteria e il segretario Massimo Pasquini, perché appunto noi, oltre che a fare citazioni maoiste, ci piace pure andare in direzione ostinata e contraria proprio nelle nostre prassi. E per questo, a differenza di altri sindacati, con una prassi che sembrava un po' consolidata, si è deciso, in questo caso, dato che non è la relazione solo del segretario, ma di un lavoro collettivo di tutta la segreteria in cui tutti i componenti hanno dato il loro contributo, di darmi l'onere e l'onore di leggere questo documento fatto di ben 17 pagine che analizza tutti gli aspetti sia di dati statistici, sia della fase, sia delle nostre proposte sul diritto all'abitare, sull'edilizia pubblica e nel nostro rapporto con la CUB che veniva pure accennato dal Presidente. Per quanto riguarda la fase politica, poi naturalmente sarà oggetto pure di discussione e dibattito, perché come si era accennato ancora non è fluida e quindi lasceremo pure nel corso del dibattito del congresso vedere se ci sono sviluppi e come poter interagire nella nostra azione sindacale. Questo documento appunto si chiama dal 68 al terzo millennio. Sono aperte le iscrizioni. Alzate la mano se non conosco il vostro nome. Portatemi per favore un fogliettino, me lo mettete qua, così siamo a posto, d'accordo? Poi gestiremo 10 minuti a testa, però iscrivetevi già da subito. Grazie. Allora, cercherò di essere più rapido saltando la sola pure dei pezzi che mi rendo conto che già si è fatto tardi. Comunque il titolo del documento è dal 68 al terzo millennio senza interruzioni in lotta per il diritto all'abitare, i diritti sociali contro la precarietà e la povertà. Il libro di Francesco Di Ciaccia era del 74 e descrive uno spaccato dell'Unione Inquilini come organizzazione appunto autonoma da movimenti politici allora presenti e nello specifico appunto scrive di Ciaccia nel 73. Se però l'Unione Inquilini presenta una fisionomia così diversa, soprattutto nella scarsa attenzione posta ai dibattiti ideologici di linea dei gruppi marxisti-leninisti di cui in parte proviene e con cui mantieni quasi sempre i contatti più stretti, ciò dipende dal fatto che i compagni in lotta scelgono di abitare il quartiere e vivono come gli altri proletari. Ciò permette di instaurare la classe politica non come azioni sulle masse al posto delle masse, discendente da una posizione analitica e di principio, ma come azione con le masse per le masse, in posizione quindi operativa interna. Questo comporta la necessaria rielaborazione del marxismo-leninismo per adattarlo ad una realtà specifica e pone le premesse per una classe politica che non sia sfogo di rivoluzionismo o applicazione meccanico-ideologica delle esperienze cinesi. L'Unione Inquilini fa lavoro politico anche parlando con la gente nelle osterie, non disdegnando il dialogo con preti e revisionisti, con lo scopo di tentare il massimo di unità tra il popolo in difesa di interessi concreti. E ovvio stiamo parlando di cose scritte 50 anni fa, però ancora oggi l'Unione Inquilini rappresenta questo spirito. Infatti è una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presenti nella maggior parte delle regioni e province e in quasi tutte le lotte. Ancora oggi l'Unione Inquilini è un'associazione sindacale che rappresenta decine di migliaia di famiglie alle quali offre un forte spirito volontaristico e senza distacchi sindacali. Cioè, questo è un altro aspetto che ci rende sempre differenti. Quasi tutti i sindacati hanno appunto dei distaccati che gli consentono di poter mantenere dei quadri funzionali e funzionabili, in questo siamo diversi.
nelle forme più svariate di sostegno e servizi che vanno dall'occupazione alla consulenza, parlando alle famiglie assegnatari di case popolari, alla famiglia con sfratto e coloro in disagio abitativo, come a coloro che a stento riescono a sostenere l'onere di un posto casa sempre più elevato di fondi di reddito sempre più falcidiato e inconsistenti, le offerte di lavoro che si poggiano sullo sfruttamento, sulla precarietà, sulla violazione dei diritti che oggi sono un modello strutturale della nostra società, appunto con il capitalismo. Oggi la povertà è una colpa, è colpa tua che se non sei stato in grado di emanciparti, colpa tua se non sei dispiegata all'interno delle favolose occasioni che ti vengono dalla società 4.0. La colpevolizzazione della povertà è il paravento ideologico dietro il quale si nascondono la negazione della casa come diritto, la riduzione dell'emergenza abitativa a questioni di capacità individuale a cui vanno date, se va bene, risposte assistenziali e temporanee, quasi sempre gestite dal privato sociale, in un quadro generale di riduzione della spesa, di limitazione delle tutele, di eliminazione o snaturamento delle procedure di assegnazione. Sappiamo bene che non è così, che la questione abitativa diventa in questo contesto una chiave di lettura tanto importante quanto ritenuta marginale dalla classe politica italiana, anche di sinistra purtroppo, aggiungo io, che nelle migliori occasioni ne fa oggetto di annessione verbale, ma senza capirne la ricaduta e comprenderne la portata strutturale. In questo ancora oggi immediatamente marchiamo un'indipendenza su un approccio della politica alla questione abitativa che riteniamo complessivamente sconfortante. Questo è vero perché purtroppo oggigiorno si continua alcune dei partiti di sinistra a far difficoltà ad acquistare come tematica centrale la questione abitativa, anche se per dovere di cronaca devo segnalare che purtroppo prima Monica Schieri, che è la responsabile in casa di Fondazione Comunista, mi ha mandato i saluti per il nostro congresso e dicendo in un quadro italiano c'è sempre bisogno di un'unione inquilini più strutturata e più forte che mai, quindi ne prendiamo atto e ringraziamo pure la compagna per i saluti. I dati che anche noi forse cerchiamo spesso di non abbiamo proprio contezza di questi dati. I dati relativi alla persona abitativa. Troppo spesso le nostre sedi si includono nel loro uscio comunale o provinciale, operati di impegni asfissiati, ma così si perde di vista la questione generale, mentre è necessario per dare forza all'iniziativa, alle lotte, a nostro avviso avere ben presente l'ambiente in cui operiamo. Capire come sia feroce l'attacco alle condizioni di vita e il grado di oppressione che subiscono centinaia di migliaia di famiglie. Partiamo quindi dai dati. In Italia sono 650.000 le famiglie nelle graduatorie di comuni, famiglie che hanno diritto e possono sostenere solo l'onere di un canone sociale e alle quali è preclusa ogni possibilità nel mercato delle locazioni anche agevolata e di conseguenza anche a quello dell'acquisto. Mediamente nel nostro paese sono emesse circa 65.000 sentenze di sfratto l'anno, sono circa 160.000 le richieste da parte di ufficiali giudiziari di forza pubblica per eseguire gli sfratti, 35.000 eseguiti con la forza pubblica. L'Italia in Europa nel rapporto tra stock di alloggi sociali disponibili rispetto all'intero stock residenziale si colloca al quintultimo posto, peggio di noi solo Ungheria, Estonia, Lituania, Spagna e Grecia, che è ultima. Nei paesi europei le percentuali dei proprietari sono le seguenti. Italia 72%, Ungheria 90%, Estonia 80%, Lituania 88%, Grecia 78%, Spagna 78%. C'è un nesso evidente tra l'impatto della crisi economica e la presenza di forti percentuali di alloggi di proprietà? Ci pare evidente se prendiamo ad esempio i dati dei primi 5 paesi in Europa con la presenza più alta di alloggi sociali, che sono appunto l'Olanda col 33%, l'Austria col 20%, il Regno Unito col 17%, la Finlandia col 14% e la Francia col 17%. Interessante anche il dato dei paesi europei con la più alta percentuale di alloggi con la presenza sociale o privati. Germania 54,6, Austria 46,3, Repubblica Ceca 43, Danimarca 49, Paesi Bassi 40, 33% di alloggi sociali, Regno Unito 35%. Va tenuto inoltre presente che la proprietà nominale dell'alloggio, spesso contato grazie a mutui abbondantemente superiori al valore dell'alloggio, a costo di decenni di sacrifici e penalizzazioni dei consumi, perché è chiaro che bisogna pure analizzare che questi sforzi che vengono fatti per acquistare la casa hanno una ricaduta negativa di consumo e quindi nella domanda interna.
di per sé non significa modernità, ma in molti casi si traduce in ulteriori fattori di crisi sociale. Come è già successo in altre parti d'Europa, basti pensare alla Spagna, anche in Italia, con l'accentuarsi e il perdurare della crisi economica, si è esploso il problema delle insolvenze del pagamento dei mutui, ricordate tutte le problematiche che c'è stata in Spagna, che sta portando a un'ondata di esecuzioni immobiliari non soltanto non molto dissimile da quello dei disfatti per morosità, ma se possibile ancora più pesante per le famiglie interessate che si trovano non solo senza casa, ma fortemente indebitate e senza possibilità di accedere al credito. Ma analizziamo l'aspetto del patrimonio di... Grazie, la faremo a pausa. Scusate, mi rendo conto che quelle pesate per un documento molto corposo che appunto è tenuto conto di tante istanze venute di un lavoro quindi collettivo. Patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Come detto, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica è composto da circa 780.000 alloggi di enti pubblici, altri o similari, e non da circa 200.000 alloggi ERP di proprietà pubblica. Stiamo assistendo da tempo e con ogni governo che si è impiegato alla pervicace e folle idea di privatizzare l'intero parco alloggi a canone sociale del quale disponiamo. Ormai il patrimonio di edilizia residenziale pubblica è vissuto da un mio ceto politico e amministrativo comunque un orpello, come un peso e come scarsamente moderno, come un territorio di caccia sia dal punto di vista elettorale sia da quello affaristico. Lo snaturamento del concetto di edilizia popolare in quello sfumato e generico di edilizia sociale, la progressiva riduzione dei vincoli di destinazione del patrimonio, l'esistenza di ampie sacche di sfitto o stadi fortemente degradati da una parte rendono tale patrimonio sempre più interessante per l'entrata in campo del mondo cooperativo e del privato sociale nella gestione di quote di patrimonio, dall'altra rendono possibili ampi progetti di riqualificazione delle aree, spesso in zone molto appetibili, altrove impossibili per la diffusa e parcellizzata presenza di alloggi in proprietà. La realtà dell'edilizia residenziale pubblica vede da una parte gestioni sufficientemente positive con buone manutenzioni e livelli bassissimi di occupazione, dall'altra realtà gestionali di edilizia residenziale pubblica lasciata nel più completo degrado, senza manutenzione, con una gestione di alloggi volutamente fallimentare, perché questa diventa la motivazione forte delle privatizzazioni di questo polmone di alloggi sociali. Al degrado degli alloggi si aggiunge la completa assenza di politiche di accompagnamento sociale verso un affrancamento rispetto alla povertà da parte degli assegnatari, che fa diventare la vivibilità nei caseggiati di alloggi di ERP assai difficile e conflittuale, anche tenendo conto dell'impatto dell'immigrazione sullo scarso numero di assegnazioni. È del tutto evidente che i governi e le amministrazioni locali sono riuscite nell'inculcare nella testa e nei ragionamenti dei ceti popolari in disagio economico, sociale e abitativo, che sia verso le risorse sono poche, di conseguenza le case popolari disponibili sono poche. Da qui al passo culturale di prima gli italiani, prima i romani, milanesi o torinesi, al razzismo, all'individuazione della persona uguale a te come il principale nemico, è assai breve. Noi siamo riusciti a contrastare con efficacia, anche se ci abbiamo messo tutte le energie possibili e tutta la generosità della quale disponiamo, le forme di razzismo, ma prima ancora di questo lo scontro sociale che si è aperto all'interno dei centri popolari e tra questi delle nuove povertà, con una sempre maggiore presenza nelle graduatorie per case popolari e per sostegni vari di famiglie di migranti. Purtroppo ci rendiamo conto, oggigiorno sempre più cittadini stranieri presentano domande ed essendo che non c'è un'offerta di alloggi popolari, questo purtroppo ha creato sempre più la cosiddetta guerra dagli ultimi, quindi non c'è il problema che non ci sono sufficienti alloggi e quindi bisogna trovarne altri, ma è colpa dell'immigrato, è colpa dell'ultimo. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, come del tutto evidente, è assolutamente insufficiente, tenuto conto che le famiglie in attesa di una casa popolare risultano essere circa 650.000. A fronte di questa domanda, le risposte da parte di governo nel corso della 17ª legislatura, quella appena conclusa, che si sono succedute, sono semplicemente nulle. È organica la connessione tra lo sviluppo e la qualità dell'edilizia residenziale pubblica e il nostro intervento sulla gestione dell'esistente, nel quale si miscelano case e persone. Per arrivare ad una sintesi non basterà un congresso, sarà indispensabile produrre una struttura informatica tra tutte le sedi che sono inevitabilmente impegnate nel sostegno per chi richiede l'alloggio popolare e per chi ci vive o non si sente sicuro.
futuro. Il tratto comune è l'emancipazione dalla precarietà. Indispensabile la trasformazione anche parziale delle adesioni contenute nei bandi EP e delle deleghe degli assegnatari in comitati all'inizio embrionali e tematici, ma è da subito, almeno nelle realtà metropolitane, in strutture di collegamento rapido, di caseggiato e di comparto. Abbiamo bisogno di tutto questo per la pratica degli obiettivi di breve e medio periodo. Occuparsi di grande discorso dei gruppi vuol dire individuare e raggruppare i bisogni, riscoprendo i nostri bandi popolari degli ultimi degli anni 70, programmare atti dimostrativi e, se possibile, appropriativi, rilanciare al tempo stesso una conversione urbanistica alternativa. Tutte cose impegnative e allo stesso tempo possibili. E nell'esistente dobbiamo scelerare la connessione tra le controriforme dell'ERP in Lombardia, con quelli in atto in Emilia Romagna e Liguria in Toscana, tracciare in essere la linea rossa della resistenza proiettata verso una nuova coesione e la linea nera della scomposizione etnico-sociale. Va da subito affermata la connessione organica tra il bisogno di stabilità e di qualità dell'abitare del popolo degli assegnatari e il rischio che la crisi di tali parametri porti in tempi brevi a uno stato di ribellione miscelato a un'intolleranza fatale per la stessa tenuta del sistema ERP. Il congresso dell'Unione Inquilini può esprimere il manifesto alternativo da proporre anche in un complesso e forse involuto quadro politico. In sintesi, un unico tempo, un'unica ricomposizione, un segnale strategico per tutti. Le politiche dei governi. Nel corso della 17ª legislatura abbiamo assistito a politiche abitative incentrate da una parte al rafforzamento dell'apparato repressivo nei confronti delle iniziative di lotta e dall'altra un crescente aumento dell'efficacia della forza pubblica nell'esecuzione dei sfratti. Abbiamo quindi assistito a un aumento considerevole di sgomberi di occupazioni edifici inutilizzati e all'aumento delle richieste di esecuzioni e delle esecuzioni degli sfratti. Le leggi di bilancio da una parte hanno tagliato i trasferimenti e le capacità di spesa degli enti locali, dall'altro non hanno mai previsto una postazione di bilancio destinata a sostenere politiche abitative finalizzate all'aumento dell'offerta di alloggi a canone sociale. Anzi, abbiamo al continuo taglio dei fondi per il contributo affitto e alla cronica insufficienza del fondo morosità incolpevole, ridotto a pochissime decine di milioni di euro. Addirittura nell'ultima legge di bilancio, che si è previsto che anche per il 2018 il fondo contributo affitto è azzerato e sono stati stanziati solo 10 milioni per il 2019 e per il 2020. Una miseria rispetto, lo ricordiamo, ai 350 milioni di euro stanziati ai primi anni dal 98 al 2001, in questo caso però proveniente dai fondi ex GESCAL. Come non ricordare altre parti di questa ultima legislatura? Pensiamo all'articolo 5 della legge 80 che nega la residenza e quindi i diritti di cittadinanza agli occupanti, anche se applicata a macchia di leopardo, l'esenzione IMU per gli immobili dei costruttori invenduti e sfitti, il decreto salvabanche che ha velocizzato procedure di esecuzione immobiliare attribuendo il compito di portare avanti le esecuzioni immobiliari di immobili pignorati e custodi giudiziari con l'ausilio della forza pubblica. Come non ricordare la vicenda della fine della proroga degli sfratti per le famiglie con sentenza di sfratto per finita locazione in presenza di minori, di anziani o di persone disabili gravi. A fronte di ciò, tenuto conto del fatto che nessun stanziamento è stato previsto per l'edilizia residenziale pubblica, come non giudicare un affronto incivile l'apertura di un fondo presso la Cassa Depositi e Prestiti di 2 miliardi di euro per sostenere i programmi di un social housing a forte impronta speculativa e senza alcuna ricaduta sociale, anzi con casi acclarati di truffe nel settore e avvenute nel silenzio delle amministrazioni regionali e comunali, come per esempio a Roma nella vicenda dei piani di zona. Ed ancora, che dire di quel travaso di risorse pubbliche avvenuto a favore della vendita immobiliare attraverso l'istituzione della cedolare secca? Basti pensare, come nel rapporto affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle agenzie delle entrate, che la cedolare secca comporta minori entrate dello Stato per 2,2 miliardi di euro e che lo afferma il rapporto 1,86 miliardi restano nelle tasche del decimo di proprietari più ricchi del Paese. Si evince quindi che non solo lo Stato ha garantito al decimo dei proprietari più ricco introiti derivanti dagli incamerari affitti al libero mercato, ma ha consentito loro di risparmiare circa 2 miliardi di euro. Il disagio abitativo.
Federcasa 2 anni fa commissionò una ricerca a Nomisma per quanto riguarda la questione abitativa. Da questa risulta che l'edilizia pubblica esistente basta solo per un terzo delle famiglie che non riescono a pagare un affitto in locazione privata. Nomisma afferma che nella sua ricerca per 1,7 milioni di famiglie in affitto, circa il 41% del totale, il canone supera il 30% il reddito familiare. Cioè, rendiamoci conto che per il 31% il canone è superiore a quello che è il loro reddito. È chiaro che è una situazione insostenibile. Queste famiglie corrono completamente il rischio di scivolare verso le forme di morosità, possibile marginalizzazione sociale. Il 65% di queste famiglie è composta dai italiani distribuiti in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. La ricerca inoltre afferma che le famiglie che sono collocate nelle graduatorie pagano un canone di locazione medio superiore ai 450 euro mensili, trovandosi in forte difficoltà nel pagamento dei canoni. Il 49,8% dei famiglie in graduatoria vive un disagio economico per reddito basso o canone oneroso, mentre il 12,2% è un disagio derivante dalle condizioni abitative, ovvero barriere architettoniche, sovraffollamento, antigenicità. I più frequenti motivi di disagio si registrano in nuclei familiari numerosi di stranieri, dovuti da disfatti per morosità incolpevole determinata da canoni di locazione elevati. Infatti oggi i canoni di locazione non sono più sostenibili a causa del taglio dei redditi del lavoro e delle politiche di precarizzazione del lavoro diventate strutturali, perché chiaramente c'è stato a decenni ormai, quasi 2 decenni, di precarizzazione del mondo del lavoro, che comporta quindi un'incertezza pure nel poter sostenere le spese di locazione. Interessante il dato storico relativo al numero di famiglie locazioni in disagio economico. Tra il 93 e il 2000 erano 670.000, tra il 2002 e il 2008 erano 1.111.000, tra il 2010 e il 2014 sono salite a ben 1.653.000. Nelle graduatorie sono presenti nella misura del 14,6% nuclei anziani con età superiore a 65 anni, mentre nelle case di edilizia residenziale pubblica i nuclei con anziani oltre 65 anni è pari al 32,6%. Allora, quindi quali politiche abitative? Si evidenzia sempre più la necessità di politiche abitative degne di tale nome, che si fondino sul fabbisogno reale e non su convenzioni con i costruttori, per un finto social housing che oltretutto spesso resta scritto e al quale generosamente lo Stato ha regalato l'esenzione dell'IMU. Oggi è evidente che non si possa riproporre un piano Fanfani, figlio degli anni 60, dello sviluppo economico, un periodo in cui si era in piena ricostruzione con la disponibilità di aree pubbliche. Piano Fanfani, oltretutto, è vero, costituì un parco alloggi di edilizia pubblica a canone sociale, ma fu occasione per i privati di utilizzo delle edificazioni di edilizia sociale per attorniare le ricostruzioni di privati, una sorta di testa di ponte per la speculazione. Le posizioni pubbliche nazionali sono ferme di fatto dal 92, anno in cui è cessato il prelievo ex Gescal sulle busta paga dei lavoratori dipendenti. In ogni caso i residui passivi dei fondi ex Gescal sono rimasti per anni custoditi nei conti correnti di Cassa Depositi e prestiti per ammontare a circa 2 miliardi di euro e se impegnati non vengono impegnati per l'edilizia sovvenzionata di certo. Oggi comunque non ci sono fondi ex Gesta, non ci sono le aree, ad eccezione di quelle dismesse oggetto di riqualificazione urbana. Sarebbe oltretutto insostenibile proporre un'ulteriore cementificazione del territorio, foriera di ulteriori speculazioni edilizie. Eppure abbiamo assolutamente bisogno di rilanciare e rendere concreto un piano casa che rilanci ampia offerta di alloggi di edilizia pubblica che risponda completamente al fabbisogno. E quindi ci sono una serie di proposte dell'Unione Inquilini. Un aumento consistente degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si basi sul recupero delle case popolari oggi non utilizzate, circa 42.000, sul recupero ed autorecupero e l'utilizzo dell'immenso patrimonio pubblico, demanio civile, militare, enti locali, ferrovie, ANAS, ASL, IPAB, eccetera, sull'introduzione di quote obbligatorie di edilizia popolare all'interno dei progetti di riqualificazione urbana, acquisto di immobili residenziali di imprese fallite o in corso di fallimento da parte di comuni o agenzie sociali pubbliche per essere utilizzati come case popolari senza ulteriore cementificazione con nuove costruzioni di edilizia residenziale pubblica.
l'intervento di riduzione dei canoni di locazione privati abolendo il canone al libero mercato e le riforme di sostegno a questi, esenzione degli IMU, scritto costruttori, la mancanza di una tassazione, la regalia ormai acclarate anche dal governo con la cedolare secca che noi abbiamo prima descritto. Un vasto piano di riqualificazione e di rilancio dell'edilizia pubblica che si basi su progetti di partecipazione con gli abitanti, con una dotazione di risorse per la riqualificazione dei caseggiati in case popolari con adeguate manutenzioni straordinarie, interventi di risparmio energetico e superamento delle barriere architettoniche, con risorse a sostegno del pagamento di canoni, oneri accessori degli assegnatari a più basso reddito, abolizione dell'IMU e delle altre forme di fiscalità sulle case popolari. Revisione del concetto di alloggio sociale, distinguendo con chiarezza e privilegiando l'edilizia residenziale pubblica a canone sociale in quanto servizio di interesse generale rispetto attraverso degli alloggi considerati sociali, mantenendo i vincoli di destinazione degli immobili in natura pubblica la loro gestione, stabilendo a livello nazionale requisiti di accesso universalistici e non discriminatori. Come ultimo punto, la reintroduzione dei meccanismi di programmazione delle esecuzioni dagli sfratti di utilizzo della forza pubblica legati alla disponibilità di alloggi edilizia residenziale pubblica alternativa per i rendi di vitto, l'abrogazione a parte del decreto salvabanche riferito all'esecuzione immobiliare dell'articolo 5 della legge 80, la necessità di un aumento dell'offerta di alloggi edilizia residenziale pubblica basata sul recupero fattibile, credibile ed è necessario anche perché dare una prospettiva strutturale ai soggetti sociali che intendiamo rappresentare. E la domanda che spesso viene fatta è dove trovare le risorse. Le nostre proposte sono destinando al settore abitativo pubblico almeno l'1% del bilancio pubblico statale, regionale e comunale da sottrarre alle maglie del patto di stabilità, utilizzando i fondi strutturali europei previsti per il risparmio energetico e la riqualificazione urbana, effettuando l'audit sul debito sovrano dell'Italia al fine di liberare risorse da destinare invece a finanziare il debito sociale, cioè il settore pubblico abitativo. Questo fu quello che pure era stato cercato di fare in Grecia, perché di rimettere in discussione il debito e su come si è formato è un aspetto che consentirebbe di liberare notevoli risorse, eliminando almeno la cedolare secca al 21% per il libero mercato e l'esenzione IMU per il rendito dei costruttori. Abbiamo un bisogno di estremo di togliere dalle griglie della propaganda razzista e fascista la questione abitativa, a una guerra di chi arriva prima, perché poiché le case non ci sono, meglio a me che a te. Un progetto ampio e partecipato di riuso e recupero dell'esistente delle nostre città può non solo contrastare e togliere dalle voraci fauci della speculazione un patrimonio pubblico che va valorizzato in primis socialmente, contrastando le linee governiste e liberiste di privatizzazione, ma può e deve essere un orizzonte di prospettiva che supera lo scontro e la divisione sociale e che indica la possibilità concreta di avere una casa per tutti a un canone sostenibile e rapportato al reddito. In quanto in questo la costruzione di un piano strutturale che punti al riuso non può basarsi su alcuni punti qualificanti, come dare una cornice di iniziativa unitaria anche locale a movimenti di lotta, sindacati, associazioni ed enti locali, connettere le esperienze di lotta ad un progetto di riattivazione delle città e che si coniughi con un'idea urbanistica sostenibile che si poggi sul coinvolgimento delle università, degli urbanisti, ingegneri e architetti. Abbiamo visto che su questo punto, in particolare a Roma, è nata un'interessante convergenza di iniziativa politica e programmatica, ancora non del tutto dispiegata, che ha visto nascere un'alleanza sociale tra blocchi precari metropolitani, Action, CGL, studenti di Link e l'Unione Comuni, e che ha suscitato interesse da parte di università e urbanisti su un percorso che si vuole direttamente coinvolti, al quale sono disponibili. Questo secondo noi è l'oggetto e l'essenza di un'associazione sindacale che come Unione Inquilini ha radici solidali, ma che guarda al terzo millennio pochi parole, forme organizzative e proposte che sono adeguate alla situazione. Crediamo comunque opportuno anche aprire un'ulteriore e ancora più ampia riflessione sulla questione della repressione. Il nostro compagno Cesare Ottolini recentemente appunto è stato chiamato a rispondere nel blocco di uno Stato, oltre alle denunce hanno ricevuto compagni di Viareggio, Bergamo, Livorno ed altri che pure sono stati denunciati. L'articolo 5 della legge è ancora lì a negare i diritti basilari di cittadinanza. Il Congresso dovrà anche su questo aspetto interrogarsi e approfondire la questione della repressione delle
network sociali, dei diritti individuali, che va di pari passo con la negazione dei più elementari diritti costituzionali. Impegno internazionale, appunto, di cui Cesare è responsabile. L'Unione Inquilini, fin dalla sua fondazione nel 68, è impegnata a collegare l'impegno locale, nazionale ed internazionale, avendo nel proprio DNA l'internazionalismo. In questi primi anni si esprimerà nell'appoggio alle battaglie per il diritto alla casa in vari paesi europei, in particolare l'occupazione di case da parte di immigrati italiani e di altre nazionalità in Germania, che appunto c'era molto forte in Germania, in Belgio, forti fenomeni che c'erano stati all'Italia. Impegno ampliato negli anni successivi perché diventava sempre più evidente che la difesa del diritto ad abitare, in particolare del diritto alla casa, si gioca anche sul fronte internazionale, del bacino del Mediterraneo e dell'Unione Europea, terreno dove le politiche neoliberali hanno prodotto la crisi finanziaria ed abitativa globale. Il drammatico aumento delle migrazioni dal Nord Africa grida la necessità di politiche fondate sui diritti umani, la solidarietà e l'internazionalismo, pilastri della responsabilità degli abitanti di essere costruttori e governatori dei territori, non sulla riduzione di tutto a merce delle piccole patrie del neocolonialismo, fondamenti delle guerre tra nazioni e famiglie. Al contrario, l'Unione Europea preferisce considerare la casa e i suoi servizi come merci da liberalizzare. L'impegno su questo fronte ci ha consentito di affinare gli strumenti di analisi, sviluppare gli interscambi di esperienze, condividere strategie, costruire solidarietà completa globale e locale con le lotte per il diritto alla casa e alla città, sviluppare convergenze delle organizzazioni di reti di inquilini, abitanti senza casa e movimenti sociali urbani, cioè la via urbana, condizione imprescindibile per costruire e far fronte alla crisi locale abitativa con una proposta alternativa al sistema neoliberale. Una strada tracciata assieme a moltissime organizzazioni popolari di tutto il mondo, con la partecipazione dei fori sociali mondiali e ai fori alternativi della nuova agenda urbana, fondata sullo sviluppo limitato del settore urbano a spese della nostra economia. Fondamentale in questo impegno internazionale è il rapporto con l'Alleanza Internazionale degli Abitanti, in cui l'Unione Inquilini è membro fondatore, con cui condivide la sede di Padova il coordinamento internazionale con cui approva la gestione. Questo ha consentito di disporre di informazioni e sviluppare relazioni e appoggiare campagne che hanno contribuito a far crescere l'incidenza politica dell'Unione Inquilini a tutti i livelli. Solidarietà internazionalista, mobilitazioni contro gli sfratti di fronte alle ambasciate di vari paesi, ma anche l'appoggio alla Repubblica Bolivariana, infatti non ci scordiamo che domenica si voterà in Venezuela e che ci sono stati vari tentativi di colpo di Stato da parte dell'America per riprendersi in buona parte del suo cortile, finiva non solo appunto in Venezuela, ma come è stato con Temer in Brasile con l'arresto di Lula. E diritto alla casa, l'impegno per affermare rispetto alla giurisdizionalità anche a livello europeo e internazionale attraverso la diffusione di informazioni sul ricorso al sistema delle Nazioni Unite, strumenti legali, corti di giustizia europea, direttive europee e l'implementazione di strumenti paralegali, ad esempio la sessione del turismo del Tribunale Internazionale degli Sfratti. Finanziamento, impegno per ottenere politiche abitative pubbliche fondate sulla casa come diritto e bene comune, finanziare in particolare con fondi strutturali dell'Unione Europea le risorse liberate dalla cancellazione del debito, facendo uscire questi capitoli di spesa dalle maglie del patto di stabilità. Il protocollo recentemente firmato anche dall'Unione Inquilini con Federcasa, è uno strumento da utilizzare, ad esempio per proporre di concorrere all'attribuzione e utilizzo corretto di fondi europei per il rinnovo degli impianti di scaldamento di produzione di energia con emissioni zero per l'edilizia popolare. Da sottolineare in particolare l'impegno per la giornata mondiale sfratti zero, con decine di iniziative il 18 ottobre di ogni anno che unificano le battaglie hanno un grande impatto, infatti questa è una delle iniziative, quella del 18 ottobre che sta avendo maggior successo che lui c'è stato per portare in vari consessi e riunioni internazionali. L'Unione Inquilini è uno dei soggetti fondatori della CUP e qui siamo rimasti convintamente nella CUP anche dopo le scissioni operate dalla RDB e RDB contro il rete dell'USB. L'Unione Inquilini ha nel codice genetico la partecipazione alla CUP e la necessità di fare riferimento alle questioni aperte in riferimento alle condizioni di lavoro dei lavoratori, nell'auspicio che si arrivi verso una ricomposizione unitaria dei sindacati indipendenti di base. Negli ultimi 3 anni sono oggettivamente migliorati i rapporti con le
disegni proprio, al di là dei disegni storici come Milano, Roma, i rapporti sono ormai sedimentati e continui. Abbiamo con piacere accolto la disponibilità in tempi recenti da parte di Segni di Cuba di aprire anche un intervento con Unione Infini, avvenuto a Foggia, è avvenuto a Benevento ed altri sedi che hanno dato la possibilità come così proficuo ed unitario il rapporto con SGP che ha portato all'apertura della sede a Bologna e a una proficua collaborazione a Roma. Questo però non può non divenire incontro a quando l'hanno auspicato, persistono però con i d'ombra che il nostro auspicio vengano chiariti, infatti prenderò a breve sul documento, ci sono infatti una serie ancora di chiarimenti che abbiamo chiesto alla CUB, soprattutto pure sulla rappresentanza, perché c'è stato un problema di rappresentanza, spesso che non si capisce quali sono le quote di delegati all'Unione Inquilini, che spesso vengono messe allo stesso livello di servizi o di pensionati. Questo è quindi un rapporto che dovremo chiarire con la CUB. La segreteria nazionale che si presenta ovviamente dimissionata al congresso nazionale in questi 3 anni ha lavorato intensamente, sono state aperte 9 sedi ed altre sono in itinere, abbiamo verificato l'effettivo funzionamento di alcune, altre sono state riaperte, altre ancora chiuse, restiamo organizzativamente fragili, politicamente e mediaticamente riconosciuti come interlocutori, abbiamo un tesseramento che potenzialmente potrebbe avere ulteriori e forti margini di crescita. Siamo stati protagonisti di iniziative parlamentari, basti pensare all'emendamento approvato nella legge Sblocca Italia per il riuso ai fini di edilizia residenziale pubblica del patrimonio del demanio civile e militare. Abbiamo su questo fatto e stiamo sostenendo una campagna nazionale che ha avuto un forte impatto anche attraverso il qualificatissimo convegno svoltosi a Firenze nel 2017. La giornata 10 ottobre Stratizzero non è un importante appuntamento nazionale, da tutti riconosciuto come evento di grande rilievo e occasione non rituale di proposta affinché la questione casa entri nell'agenda politica nazionale e locale. Abbiamo aderito per l'individuazione e individuando i limiti alla nuova convenzione nazionale recepita dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, dell'Economia e Finanze del 16 gennaio 2017, nella quale ad esempio ci siamo battuti affinché negli accordi locali fossero individuati anche i canoni per gli alloggi sociali di social housing. Abbiamo proceduto a firmare un nuovo protocollo d'intesa che rinnovava un precedente firmato nel 78 con Federcasa. Sempre con Federcasa, unitamente ai sindacati Unia, SICET e Uniat, abbiamo firmato un documento di proposte per politiche abitative concrete e serie che rappresenta un punto di incontro importante che ci auguriamo diventi quasi concreto con il governo Lanci e le regioni. Infine, come non fare cenno al nostro 50° anniversario di questi primi mesi, ha visto per scrivere un inserto di 4 pagine nel giornale pubblicato dal Manifesto. Per noi è un evento importante e perfino emozionante che potremo adeguatamente evidenziare con un convegno che i compagni di Milano dovrebbero organizzare per ottobre 2018. Oggi l'Unione Inquilina è chiamata ad un ulteriore sforzo nel rinnovamento dei suoi organismi dirigenti, deve chiamare i giovani, uomini e donne, a prendere sempre più le redini del sindacato, gettare le basi per giungere a questo risultato. Non è una buona cosa un gruppo dirigente che si autoperpetua sine die, un gruppo dirigente tale se sa costruire e realizza la propria successione. Abbiamo bisogno di portare e valorizzare attivisti che si sono distinti nelle lotte e nelle capacità di condurre politicamente e organizzativamente le sedi locali dove operano. Dobbiamo proseguire nel nostro percorso di rinnovamento per dare una nuova linfa, nuove suggestioni, nuovi linguaggi che siano adeguati al livello dello scontro sociale che il terzo millennio ci propone. Questo congresso potrà dare un contributo qualificato e rendere l'Unione Inquilini adeguata al terzo millennio. Un'Unione Inquilini che sa usare moderni mezzi di comunicazione, i social, ma che non abbandona le lotte nei territori. Un sindacato, l'Unione Inquilini, che dalla capacità capillare di sostenere le lotte trova le modalità comunicative per non circoscriverle nel loro ambito locale. Per l'Unione Inquilini la sfida del terzo millennio è una sfida che va accettata perché nella difesa dei diritti sociali abbiamo fatto una scelta di campo chiara, l'abbiamo fatta nel 68 e 50 anni dopo restiamo in questa parte di campo, ma come affermava lo slogan dello scorso congresso siamo quelli di una volta, ma non rifaremo la storia allo stesso modo. Per quanto riguarda invece l'ultimo paragrafo, quello dedicato alla questione... La questione politica è già stata appunto introdotta da,
la Presidente Simoni, sarà oggetto di dibattito nel Congresso, quindi non attendiamo sviluppi, sapevamo che era un esito un po' strano del quello del 4 marzo, quindi vediamo se oltre questo contratto tra le 5 Stelle che viene annunciato, smentito, attendiamo gli sviluppi, quindi per il momento non ci pronunciamo ulteriormente. Quindi a tutti auguro buon congresso e viva l'Unione in cui vive. Grazie Walter per il coraggio e la passione che ci hai messo in questa lettura. Il documento comunque è a disposizione. È a disposizione che vi è stato anche messo in linea. In ogni caso è in distribuzione. Chi non ha potuto sentire, lo può leggere con calma. Mi sono dimenticato prima di ringraziare per i segni importanti di solidarietà che sono non solo nei miei confronti, ma sono nei confronti di tutti i compagni che in questo periodo in particolare sono veramente nell'occhio del mirino. E quindi più tardi ne parleremo più approfonditamente, adesso però a tutti voi, a tutti noi, l'avvio degli interventi riguardo l'introduzione fatta da Walter. Io ho solamente un iscritto, Gianni Belli. Se Gianni è pronto può cominciare ad intervenire e chiederei ai compagni e alle compagne di avvicinarsi per iscriversi, perché lui ha 10 minuti di tempo. Carmine, detto Massimo, sono invitati, si Carmine, lo so, ma anche gli invitati, quindi possiamo fare. Sì. Sono di Milano, scusate la voce, ma purtroppo non posso fare diversamente. Vorrei entrare nel vivo, diciamo così, già nel merito del dibattito, della discussione, delle proposte che mi hanno fatto riflettere ultimamente sulla questione del diritto alla casa. E immagino, nel mio cruccio, in Italia ci sono 20 inquilini diverse collocati in ogni singola regione. L'inquilino delle case popolari non è l'inquilino delle case popolari, è l'inquilino delle case popolari della Lombardia, è l'inquilino delle case popolari della Sicilia, della Campania, regolato da norme e comportamenti completamente diversi, regolato da enti, istituzioni, gli ex IACP, completamente diversi. Il titolo quinto ha raggiunto in questo caso il suo obiettivo, come del resto anche sulla sanità, cioè dividi ed impera. Ogni inquilino regionale deve combattere non per un diritto universale, ma per il diritto per quella regione. Per quella regione, per quel contesto. Questo ha fatto sì che le lotte a livello nazionale non emergano sul diritto alla casa. Ci sono lotte locali, lotte frammentate, lotte pezzo dopo pezzo contro ogni singolo sfratto. Ma in realtà o noi ricostruiamo il senso vero del diritto alla casa universale, e per universale vale anche per l'Italia e quindi per tutte le regioni. Non ci può essere uno sfrattato diverso tra il Lazio e la Lombardia, è uno sfrattato, punto. E l'unificazione delle lotte non possono essere frammentate, quindi l'impegno del prossimo gruppo dirigente dell'Unione Inquilini sta in questo meccanismo, nel meccanismo dell'unificazione delle lotte con parole d'ordini forti a livello nazionale che si traducono sia a livello locale ma che a livello nazionale. E questo non può e non deve non coinvolgere anche la CUB, sindacato nostro di riferimento, perché i lavoratori hanno la doppia cittadinanza, essere inquilini in molti casi
ed essere lavoratori quando si è un po' di culo, perché magari si è anche disoccupati e poveri. Quindi la costruzione di un percorso che ricomponga come obiettivo, quindi dobbiamo lavorare e tendere verso questa condizione, perché se non tendiamo in questa condizione non riusciamo assolutamente a dare dignità a ogni singola persona a livello nazionale. Questo è il primo aspetto, la prima riflessione. Si parla tanto di reddito di cittadinanza, tutto quanto, tutte queste cose. E io mi immagino, poi non sono io quello che... Qualche giorno fa è venuta da me una ragazza in consulenza e mi dice: ex detenuta, non ho lavoro, ho 47 anni, non mi prende nessuno, e io come faccio a pagare l'affitto? Ma l'affitto è 20 euro perché è il minimo sindacale, sono 130 euro le spese, ma se il 10% di zero mi sembra che sia zero, e se l'operazione che si sta tendendo, che si fa sempre, ma abbattiamo questi debiti perché è poveretta eccetera, ma il giorno dopo questi debiti si riproducono, perché se non hai una lira non ce l'hai, e adesso ne fa un po', e se io ti chiedo dei soldi per il costo casa ti salvo oggi e non so se salvarti domani. Quindi una parte del reddito di cittadinanza deve essere il fatto che chi ha reddito zero non paghi l'affitto. E come può ripagare la comunità? Mi ha detto che questa cosa non è una novità, ma è quella che mi ha detto questa ragazza. Io voglio dare delle ore del mio tempo per pagarmi l'affitto al comune di Milano. Non ho altro che il tempo. Io voglio, mi metto a disposizione perché il mio tempo sia utile a ripagare l'affitto. E di conseguenza, perché se l'unica risorsa che ho è questa, il comune non la può accettare. Questa è un'altra domanda. Non ho voglia di soffermarmi su argomenti di come la regione ha introdotto il nuovo bando, a come sta trattando gli immigrati eccetera, perché questo è già oggetto di conoscenza. La regione governata dalla Lega sta distruggendo le case popolari, 200.000 alloggi delle case popolari in Lombardia. Però alcuni temi credo debbano essere rivisti come condizione strategica, come condizione di diritto e come, diciamolo, perché non paragonare il diritto alla salute che ha adesso, oddio, che anche questo sta andando via, però qualcosa è rimasto. Gli incapienti non pagano il ticket nella sanità. Se io non ho soldi, che pago? Beh, perché se io non ho i soldi, non, perché devo pagare l'affitto? Ripensare allo stato sociale come visione diversa vissuta fino ad oggi sulle condizioni non dell'affitto. Rimpariamo a usare le parole del costo casa, perché la solidarietà si deve costruire sul costo casa, perché se 20 euro li posso avere, sono gli altri 150 che non ho. Pensate a Milano, se non sbaglio sono aumentati, penso, 13.000 inquilini che hanno la pensione sociale, cioè 500 euro. Pensate, 150 euro al mese cosa significa da un punto di vista economico? Una cosa enorme. Quindi ripensare a come il diritto alla casa incida ed entri all'interno della nostra tematica, con queste riflessioni che ho posto. L'ultima riflessione è questa: o noi immagini, sì, 2 minuti, sì, anche perché basta, c'è più voce, cazzo, non ce la farei neanche se ho voglia. No, guardi. Quindi ripensare a delle tematiche che siano
unificanti per l'intero movimento del diritto alla casa. E che guardate, che concludo, ma è pazzesco, Forza Italia, AN, che governa la Sicilia, fa la sanatoria per 3.700 inquilini delle case popolari, a Milano gli occupanti sono trattati da merda, da ladri, da di tutto di più. È dal 1989 che non si fa una sanatoria, e chi ci governa? Lo sceriffo decorato che è di AN, che fa il puro a nord e fa l'impuro a sud. Veramente le condizioni sono diverse, e chiudo, ricostruiamo su alcune tematiche l'universalità delle parole, sia come in primis come sindacato Unione Inquilini, ma subito accanto come riflessione e lotta con i sindacati e con la CUB, che è il sindacato dei lavoratori.